un clima forse più natalizio che quaresimale cominciamo il nostro cammino dei martiri del Vescovo. E corse più veloce è il titolo che ci siamo dati ed è l'istantanea del personaggio anonimo che cadenzerà le nostre tappe, che è il discepolo amato. Cominceremo col suo primo incontro con Gesù, maestro dove abiti, e alla ricerca di una casa Gesù indica una strada e il discepolo la percorrerà fino in fondo attraverso l'ultima cena. Sarà con noi Don Marco Pozza, cappellano delle carceri di Padova, intervistatore di Papa Francesco. Lui nello scoglio della vita che è il Golgota, c'è il discepolo amato, che sarà con noi la moglie di Marco Biagi. Infine in quella corsa l'amore non arretra, ma l'amore mette il turbo e accelera davanti alla sofferenza, al dolore, scatta nella speranza verso una tomba vuota. Sarà con noi l'arcivescovo di Bologna, Monsignor Zuppi. E infine è il Signore, la testimonianza del discepolo amato, l'anonimo che firma il quarto Vangelo e dice di sé: il mio amore è il suo amore, cioè l'amore di Gesù. Allora iniziamo anche noi cercando casa, imparando da Gesù e dal nostro Vescovo che ci condurrà, che la casa di Gesù è la strada, anzi lui stesso è la via, è la verità, è la vita. Allora pregheremo il Salmo cantando insieme e distinguendoci col cuore maschile, voci femminili. Thank you.
Il Signore sia con te. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Grazie per la vostra presenza, non è mai scontato, è sempre un regalo. Per fare meno vittime possibili dividerò in quattro brevi interventi questa riflessione, che è tutta sulla domanda: maestro, dove muori, dove abiti, dove abiti? Complesso di ambienti in cui si vive stabilmente, così un dizionario definisce l'abitazione. Se vogliamo essere fiscali, però, abitazione è un concetto piuttosto vago. Dobbiamo distinguere almeno tra residenza, dimora e domicilio. La residenza è il luogo in cui una persona vive abitualmente. La dimora è il luogo in cui uno si trova anche solo occasionalmente, ma non di passaggio. Se manca poi una residenza, la dimora ha valenza giuridica. Il domicilio viene definito come la sede degli affari e degli interessi, cioè il luogo dove uno lavora e passa la maggior parte della giornata. Che cos'è che noi chiamiamo casa, la nostra casa? In genere è la residenza. Io credo che alla fine il criterio che ci fa dire questa è la mia casa, questa è la mia dimora, sia il luogo dove dormiamo, il luogo dove si dorme abitualmente, esclusa la scuola, è la dimora. Chiameremo dunque dimora l'abitazione nella quale si trova il nostro letto. Vi confido una cosa che pochi sanno, sperando che come al solito rimanga tra pochi intimi. Quando venni nominato parroco l'ultima volta, nel 2009, a Forlì, seppi pochi giorni dopo, ero già entrato in parrocchia da 2 o 3 giorni, seppi da un amico che lavorava in comune di essere diventato automaticamente convivente, perché nei registri municipali risultava residente una signora alla stessa via, allo stesso numero della canonica, via Angelone 50. Io pensai ad un errore, ma poi scoprì che era vero. Tutti e due eravamo registrati in quella canonica. Non dissi subito al vescovo che di fatto era andato a convivere. Per le cose meglio non dirle al vescovo. Anche perché non sapevo poi chi fosse questa signora. Poi seppi che la sua era una residenza fittizia, perché il parroco precedente, che era morto da qualche settimana, aveva concesso la residenza a quella signora che veniva da fuori perché si potesse registrare in comune e trovare un'occupazione. La
Allora disse anche al vescovo che era una cosa più tranquilla e la questione fu risolta. Questa è la residenza, ma non era la sua dimora. Di solito la dimora, che cos'è per noi? O è una casa, un appartamento, ma sappiamo dalla preistoria che l'uomo centinaia di migliaia di anni fa ha abitato gli alberi, le capanne di legno, di paglia, le caverne. Poi, soprattutto per difendersi dagli animali feroci e anche dai suoi simili non sempre ben intenzionati, ha costruito delle palafitte in mezzo ai laghi. Solo da qualche migliaia di anni, forse 10.000 anni, sono nate le costruzioni in muratura che richiedevano una certa tecnica. Con la scoperta della calce, poco più di 2.000 anni fa, fu possibile edificare delle costruzioni più solide a diversi piani. Dal legno al mattone si arrivò anche verso la fine dell'Ottocento a grandi costruzioni di ferro, come la Torre Eiffel a Parigi e la ruota del Prater a Vienna. Il ferro fu poi usato insieme al cemento, il cosiddetto cemento armato, dalla fine dell'Ottocento per costruire grandi opere e purtroppo anche alcune chiese, tra le quali quella di Forlì, dove sono stato parroco, che credo si piazzi tra le più brutte della regione. Di calcestruzzo, vetro e acciaio sono fatti di solito i grattacieli, il più alto dei quali fino a pochi anni fa era quello di Taiwan. Infatti avevamo imparato che era quello, 101 piani per 508 metri. È stato però superato dal 2010 dal grattacielo di Dubai, 160 piani per 818 metri. Vi chiederete cosa c'entra tutto questo col Vangelo. In effetti, a pensarci bene, non c'entra niente, come al solito mi sono lasciato prendere dallo spunto iniziale. Però la domanda "Maestro, dove abiti?" esprime una ricerca di residenza, di dimora che gli uomini da sempre hanno avuto, da sempre, anche se l'hanno poi tradotta, per anche facilitata dalla tecnica, in modi diversi. Andrea e l'altro discepolo chiedono a Gesù dove abiti. Potevano pensare che abitasse chissà dove, in un palazzo o addirittura nei locali del Tempio, dato che Giovanni Battista, che gliel'aveva presentato, non aveva detto "è uno qualunque", aveva detto "ecco l'agnello di Dio, ecco il figlio di Dio", aveva detto "colui che è avanti a me perché era prima di me", definizioni altissime che facevano pensare a un principe, a un re, a un uomo consacrato a Dio. La loro domanda "Maestro, dove abiti?", dopo questa presentazione, è quindi un modo per sapere chi era, cosa faceva, che tipo di personaggio avevano davanti. Se avesse detto "abito nel tale palazzo", avrebbero capito che era un nobile. Erode, ad esempio, abitava in un grande palazzo vicino a Gerusalemme che, con grande fantasia, si chiamava Herodion. Oppure avrebbero capito che era un funzionario romano, anche loro si trattavano benino nei palazzi come quello di Ponzio Pilato. Se avesse detto "abito nei locali del Tempio", avrebbero capito che era un consacrato. Nelle religioni antiche uno poteva anche solo dormire per qualche notte o per una notte sola nel Tempio, si chiamava l'incubazione sacra. I fedeli andavano al Tempio e dormivano dentro alle sue pareti, in alcune stanze adibite a questo, nella convinzione che i sogni fatti in quel luogo sacro fossero rivelazioni delle divinità e aiutassero a fare delle scelte importanti. L'incubazione sacra oggi non c'è più. Quando durante la predica dormite in chiesa è un'altra cosa. Anche nell'Antico Testamento ci sono delle tracce
dell'incubazione sacra, ma c'è un'altra situazione nella quale uno poteva proprio dimorare nel Tempio, era quando veniva destinato stabilmente al servizio del Tempio, allora dormiva tra le sue mura. Ricordiamo tutti il famoso episodio del giovane Samuele che si sente chiamare tre volte da Dio, mentre, dice il testo, dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Se dunque Gesù avesse risposto abito nel Tempio ai due discepoli, avrebbero capito subito che era un consacrato. La risposta invece li sorprende: non abita né un palazzo né il Tempio. Non scopre subito le carte, ma li mette in moto. Non so se già da questa risposta venite e vedrete avranno capito che la dimora di Gesù non era fissa, era mobile, aveva le ruote, non era una roulotte, era molto di più. Questo dialogo tra Gesù, Andrea e il discepolo misterioso è al primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Solo nel 14° Gesù dirà chiaramente qual è la sua dimora. Ma andiamo con ordine. Possiamo individuare nei Vangeli tante dimore di Gesù, almeno una decina, ma per vostra fortuna ne ho scelte solamente